Oggi per l'8 marzo abbiamo deciso di pubblicare sulla facciata di Piazza Matteotti uno striscione che contiene una frase molto importante, cioè le conquiste e i diritti delle donne hanno bisogno di cura. Ed è proprio questo il messaggio che vogliamo lanciare a tutte le donne, a tutte le ragazze. Formatevi perché la formazione vi consentirà non solo di avere cura di quelli che sono i diritti e le conquiste che qualcuno prima di noi ha già fatto, ma anche la formazione vi consentirà di lottare ancora di più domani e di poter affermare il vostro essere donna in famiglia, al lavoro, a casa, ovunque, insomma. Parte proprio oggi l'avviso pubblico per le scuole e ci sarà anche una scheda di partecipazione, quindi tutte le scuole potranno aderire a questa formazione che sarà fatta naturalmente da remoto, aderendo al format che sarà inviato per posta a tutte le scuole della città metropolitana. È una formazione completa, che si adatterà diciamo all'ordine e al grado della scuola, quindi potrà essere coordinata insieme con la scuola, insieme con la consigliera di parità e alla consigliera delegata, e sarà offerto da parte della consigliera di parità tutto il supporto di tutti gli esperti, quindi università, piuttosto che ordini professionali, medici. E si potrà quindi in questo caso provvedere a una formazione completa sulla cultura di genere, non solo dedicata naturalmente alle donne, ma una cultura di genere che vada a essere per tutti, soprattutto per gli uomini. C'è un tema di responsabilità e di consapevolezza degli uomini. La violenza crescente non può limitarsi a denunce nei fatti, occorre una rottura di cultura di una società patriarcale che continua a parlare di parità, ma in realtà pratica tutt'altro. La stessa cosa vale sui temi del lavoro, dell'occupazione, del salario, perché da un lato tante parole, le donne sono pagate meno, meno azioni perché questo meno diventi un più e diventi un giusto riconoscimento. Città metropolitana, le donne, ma soprattutto gli uomini devono assumere questa consapevolezza e rompere con una continuità fatta di parole e non di atti coerenti.